3, 2, 1, vai. In nostra compagnia è la consigliera della Ciricoli Morenici, Andrea Gobbi. Con lui facciamo un po' il punto della situazione su questo campionato italiano di tiro con l'arco che voi, la vostra società, sta organizzando. Fino a questo momento le cose come stanno andando? Siete soddisfatti del vostro lavoro? Direi sì, l'affluenza è notevole, sia in termini di atleti che in termini di pubblico. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema tecnico, organizzativo, procedurale, quindi tutto sta scorrendo abbastanza bene. Non sono riuscito a vedere i punteggi, quindi non so sinceramente se gli atleti stanno andando il meglio o hanno qualche difficoltà, però sembrerebbe che perlomeno dal punto di vista organizzativo sia più contento. Dunque la conferma delle vere qualità di sport come il tiro con l'arco, che sicuramente meriterebbe ben altra considerazione. Sì, è uno sport ancora poco conosciuto in Italia, abbiamo circa 18.000 partecipanti in FITARCO, che è questa federazione, più altri 7.000 nella FIAT, che è l'altra federazione, quindi 25.000 persone in Italia che tirano con l'arco. È uno sport che ha delle caratteristiche che sicuramente meriterebbero di avere più partecipazione. Il fatto per esempio che possano lo stesso tipo di attività i genitori e i figli nello stesso contesto, perché appunto grazie alla divisione in classe, alla divisione dei vari tipi di arco, comunque si gareggia tutti insieme con classifiche separate, però si ha la possibilità di passare la domenica e gli allenamenti in famiglia. Per esempio questa potrebbe essere una delle motivazioni. Un'altra motivazione che mi viene in mente, che mi piace fare, mi piace dire, è quella che è uno dei pochi sport dove gli atleti abili con quelli diversamente abili possono gareggiare insieme. Questo per il fatto di poter appunto affrontare lo stesso tipo di gara senza limitazioni particolari per una e per l'altra categoria. E infatti abbiamo qui oggi per esempio la medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Pechino, che è Alberto Simonelli, che sta gareggiando nel campionato italiano insieme ai normodotati. Ecco, in questa ottica però mi sembra giusto sottolineare anche il lavoro della vostra società. Voi siete una società ormai che si sta distinguendo nel tiro con l'arco per la passione, ma anche per la capacità di quello che riuscite a organizzare. Quindi siete una realtà ormai importante. Diciamo di sì, insomma, puntiamo un certo numero di iscritti. Quando ci hanno proposto questa avventura la federazione siamo rimasti un po' perplessi, però ci siamo buttati e vedo che le cose stanno funzionando abbastanza bene. È da martedì praticamente che stiamo lavorando sul campo, tra allestimento del campo, scarico dei mezzi, preparazione della parte informatica, eccetera. E adesso appunto giovedì sera abbiamo cominciato gli accreditamenti e mercoledì, giovedì e venerdì sono queste le gare. Come ripeto, tutto sta funzionando bene, quindi sembra che la macchina organizzativa sia stata all'altezza dell'incarico che ci hanno assegnato la federazione.